Amici Bellini, ho avuto paura, c'era un problema di streaming, ma abbiamo risolto. Ah, incredibile, andiamo, partiamo subito. Zielinski se lo mangia. Guarda come si arrabbia Osimhen. Perché Osimhen vuole fare gol. Non ha importanza che sia un amichevole. Allora, ragazzi, ho fatto un po' di silenzio per 4 minuti. Sì, sembra evidente. Qua è stato. E poi se l'è trovata dietro. Non parliamo di gol mangiato qua, eh. Non voglio sapere niente. Comunque si ritorna al 4-3-3. Insomma, ci sono anche le defezioni. Mertens comunque è tornato alla nazionale, quindi non deve essere un'indicazione, ma avevamo previsto che probabilmente si sarebbe partiti da un 4-3-3 per poi eventualmente in corsa essere più pericolosi. Però vedi, è l'istinto, va bene, Osimhen, va bene. Uè, in area di rigore, controlla a sinistro di Galano. Mamma mia! Stanno giocando meglio. In area di rigore una spinta di Bocic, non qua vabbè, qua c'era il rigoruccio, ma non lo voglio perché dobbiamo essere un pochino più efficaci contro il Pescara, eh? Ha rischiato di concedere il rigore agli Avvertano, al limite gioca di sponda ancora per Zielinski. Bello Zielo, questa è la tecnica. Il Napoli passa. La tecnica. Molto vivace Lozano, ovviamente con Insigne hai più qualità, però lui punta di più l'uomo per superarlo in velocità e può essere una soluzione alternativa. Ovviamente sappiamo che Insigne è titolare, però Lozano è da considerare, voglio dire. Sentite Gattuso, Ciucchi in movimento, è sul pezzo. A me piace per questo, perché può dare fastidio ad alcuni giocatori, ma se non lo fanno di loro spontanea volontà, glielo devi dire, glielo devi urlare. L'abbiamo visto con Ancelotti, se non glielo dici non succede niente. Ah, attenzione Ciucchi, dai fallo. Sei stato un po' lezioso, forse potevi tirare prima, hai voluto fare un palleggio in più. Palla che arriva in area di rigore. È l'altro palo e basta, dai. Fiorillo Immobile salvato, quasi aperto. Poi arrivano due del Pescara. Si è perso il pallone tra i piedi. A me questo che non mi convince. Poi Lozano ha grosso potenziale, ma ogni tanto pare che si lascia la palla dietro e continua a correre. È una roba strana. Politano riceve spalle alla porta, si gira, palla dentro. Buono. Osimhen, fuori gioco. Tirare di prima, sì, perché sennò la lentezza, un tocco in più, eccetera, eccetera. Considerazioni, siamo quasi alla fine del primo tempo. Tra i migliori io cito Demme, che non solo metronomo si sta anche inserendo molto spesso, e Gulam, il che è una roba che ci fa una tristezza incredibile. Stai bene o non stai bene? Non si capisce. Oh, Gattuso che bestemmia senza problemi. Tra l'altro il fallo di Rachmani c'era, quindi di cosa si sta lamentando? Forse l'ha detto proprio Rachmani. Mi aspetterei più questo. Bello. Bello. E come vedete ancora un'iniziativa di Demme che si inserisce, va fino in fondo. Osimhen fa il movimento giusto, la stoppa, si gira e cerca il palo lungo. Non male. Napoli in crescendo. Il Pescara è dignitosissimo, giocano palla a terra, ripartono anche bene e ci mantengono anche sulle punte, bisogna dire. Ah, mamma mia, che schifezza. Eccolo qua, arriva. Il colpo di tacco busellato, ancora non riesce a tirare. Perché loro non sono efficaci, perché altrimenti ce l'avevano fatto. Non dire una porta, vabbè. Ricominciamo, secondo tempo, togliamo il green screen che non è il caso. Osimhen scatta e lo fermano. Shout out! Tu Giuseppe Schiavo per la donazione, il supporto incredibile al canale, grazie. Per voi amici bellini, lui è Beppy Fox, quindi lo riconoscete, lo potete anche ringraziare nei commenti. E volevo, stavolta non mi dimentico, lo dico proprio così,
Amigos Lindignos da Napoli Brasil che seguono il canale, un grazie all'amico Vincenzo che me lo ricorda. Gracias, obrigado, obrigado. Sono cambiati tutti, andiamo a vedere. Mertens la sponda, niente. No, è perché il green screen alle volte rallenta un pochino il sistema e rallentava anche il Napoli. Un po' lenti, un po' nella manovra. Basta che acceleri un poco, il Pescara te lo fai. State a pezzi fisicamente, può essere. Manolas con i piedi si conferma una chiavica senza dubbio. E vediamoci Mertens sulla destra, di cui abbiamo parlato a lungo. E Gattuso lo prova. Quasi sono sviluppati bene tutti i triangoli. Io non voglio essere troppo drastico con Manolas. Qua era partita bene da lui l'azione. D'altra parte, con Maximovic a sinistra, non è che Maximovic a sinistra imposti tanto meglio di Manolas. Questo è poi il problema. Fabian Ruiz invece è proprio la gualera che si scende, se ne scende e si sgonfia la gualler. Eccolo. Ve lo ricordate a Val di Frutta? Eccolo. No, tira a porta. Osimhen, no, Ciciretti, no. È stato altruista qua, poteva anche riprovare a tirare a porta, ma gli ha chiuso bene lo specchio. Diciamo che ha fatto, voglio giustificare, ha fatto la cosa giusta. Si ritorna al 4-2-3-1 in qualche modo con Ciciretti a destra e Mertens che ispira Osimhen. Stavolta riesce ad andare al tiro ma non funziona. Però stiamo giocando con Luperto a centrocampo. Per farvi capire, Lobotka non sta bene? Mi chiedo. Vi chiedo a voi, nei commenti, voi che sapete tutto più di me, fatemi sapere, Lobotka che fine ha fatto. Buono Demme. Fai bel cross Yusai. Ah, c'è stato un tocco di spalla che chiamava Osimhen. Insigne sta molto lezioso, forse stanco per gli impegni della nazionale. Mamma mia. Su errore di Maximovic in impostazione ci hanno fatto a fettine e questo è il Pescara. Quindi oggi noi siamo preoccupati. Ecco qua, Luperto. Mamma mia. Ma l'errore non è di Luperto, l'errore è di Maximovic di nuovo. Perché non gliela devi dare che è marcato. Vi rendete conto cosa significa perdere Koulibaly se non prendi un difensore che sa impostare? È la fine del mondo, è la fine del mondo. Adesso c'è Petagna in attacco, possiamo anche lanciargliela. Proviamo delle soluzioni diverse. Ecco qua, vedi? Meglio. Si sta avvicinando. Ecco, dai, Petagna! Gol di Ciciretti ovviamente, ma Petagna ha fatto un ottimo movimento, un ottimo assist di Insigne. Petagna ha fatto esattamente quello che deve fare. Molto meglio. Ospina! Cercare a trovare Mertens, poi Petagna in area. Mertens ispira Petagna e Petagna però fa i gol là, Va benissimo che fai l'assist a Mertens, sono d'accordo. Però istinto del gol mi è venuto meno. Però è la cosa giusta da fare, eh? Io mi lamento da tifoso perché qua hai tutto lo specchio. Però è stato lucido. Bisogna apprezzare. Bravo Insigne. Così va bene tirare al volo ogni tanto. Bello Insigne. Stavolta un bel lancio di Maximovic che quando non è pressato può impostare. Poi non lo dovrei dire perché poi le squadre avversarie che seguono questo canale sanno che devono pressare alto Maximovic. Manca un minuto e quindi Andrea alle considerazioni finali. Spegniamo tutto. Eccoci qua. Boom! No, boom niente. Nel senso le considerazioni solo che ho visto un Napoli un pochino... anche un po' sulle gambe per alcune fasi della partita... della partita. E poi continua questo esperimento. Io devo dire che Mertens sotto punta è uno spettacolo. Perché libero di svariare non lo prendi. Può scegliersi lui la posizione migliore per farsi dare il pallone. Con Insigne c'è ovviamente intesa. Poi devi vedere chi ci mette a destra là, perché ovviamente Ciciretti non resterà e serve creare equilibrio sotto quel punto di vista. Però io poi sono preoccupato per come ci arriva la palla a Mertens o a chi per lui, perché in difesa abbiamo delle grosse difficoltà ad impostare dal basso con i due centrali, quelli più probabili a rimanere. Però la questione del mercato, ragazzi, è apertissima e diventa sempre più plausibile che Koulibaly resti a questo punto. Se il Manchester City non fa un'accelerata e non decide veramente di puntarci seriamente, considerando la positività di De Laurentiis, quindi tutto si potrebbe rallentare.
E potrebbe essere ancora più grave sotto un certo punto di vista, perché metti che si rallenta fino a un certo punto che poi non lo puoi sostituire, lo vendi comunque, e lì sarebbe una tragedia, perché veramente abbiamo difficoltà di regia difensiva. Luperto, con tanta buona volontà, si è messo a fare il centrocampista, anche lui non resterà, non è una soluzione. Mancava Lobotta, che invece va visto in queste fasi di gioco così. Ma la novità è, visto un Osimhen un pochino più in ombra, è il signor Petagna. Il signor Petagnone, questo è Valerio Solito, che c'è? Non è nemmeno la voce sua. Il signor Petagna, ragazzi, fa esattamente quello che noi di buono avevamo detto, cioè non lo sposti mai, gli puoi dare palla sui piedi, mantiene quattro difensori dietro e non lo puoi spostare, ha fatto dei movimenti anche buoni, assist 2, bene, questo deve fare quando sarà chiamato in causa, così va bene tenerlo in rosa e avere una soluzione diversa, perché qualche volta gliela puoi anche lanciare lunga. Da New York, Valerio Fluido è tutto, facciamo altri approfondimenti, iscrivetevi al canale, perché ricordatevi che c'è la giveaway delle magliette, delle tazze, della esperienza VIP di Telegram con gli amici bellini, dove il caro Beppy Fox è entrato di diritto. E poi ho ricevuto un'altra cosa dell'amico Matvey Finkel, ma non sono sicuro che questo riguarda il canale del calcio, potrebbe riguardare l'altro canale, devo andare a controllare. Per la foga di fare il video troppo in fretta ti sei perso l'ultimo gol. Chi ha segnato non lo sai. Non ne puoi parlare perché volevi fare il video in fretta per ricevere più visualizzazioni. Sei un venduto, sei. Da Brooklyn, Valerio Solo, Saverio Liquid, ma ricordo. Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti, io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway. Da Brooklyn, Valerio Solito, no, Saverio Solito, non mi ricordo.